In February 2030, the last year of the Technorassic Age, Butterfly 29, a computer virus that, with a net pandemic, compromised all the existing advanced technology systems and platforms on Earth, making any form of communication, dissemination and use of any artificial intelligence and wired network services impossible, spread around the world in no time. Within 4 months, in an apocalyptic blackout causing domino effect all over the world, TV and radio networks went dark, and all web and telephony services, which were estimated to account for 98.8% of the information traffic flow and exchange of the entire westernized system, became unavailable. 10 years earlier, in 2020, on the Italian peninsula, Alan Caravaggio was serving a 14-year house arrest sentence for the murder of his wife, which occurred during the COVID-19 lockdown. So, as people were getting back to normal and returned to pour into the streets, Alan Caravaggio was still confined. Today, on day R21 of the 16th year of the Eden Age, we are about to see a document which is an unreleased reconstruction of the audiovisual material filmed during Alan Caravaggio's isolation by 32 security cameras and recorded by vocal missives for his one and only biological product. This was the age of Butterfly 29. Un altro giorno scivola via tra le solite cose. Dormo poco, leggo tanto, scrivo e disegno. Malissimo. Non sono mai stato bravo a disegnare. Anzi, non sono proprio mai stato capace. Neanche un po'. D'altronde, di quel genio di cui porto il cognome, ho preso solo una certa rissosità e nessun talento. In prima media non era ancora finito il primo mese di scuola che il professore di educazione artistica convocò d'urgenza la nonna per dirle che era seriamente preoccupato. Le disse: signora Caravaggio, di ragazzini che disegnano male ne ho visti tanti, ma per Alan è proprio diverso. Non ha il minimo senso delle proporzioni. Esercita una riproduzione della realtà come un bambino di 5 o 6 anni. I suoi non sono disegni, sono geroglifici. Tua nonna stava quasi per sciogliersi in un pianto, quando poi il professor Fiordaliso mitigò il severo giudizio aprendo uno spiraglio di speranza. Signora, suo figlio o ha dei disturbi cognitivi o è un genio. Devo dire, concluse il professore, che però mi ricorda Miro. Io da quel giudizio non mi lasciai impressionare più di tanto. E ciò che ho sempre trattenuto è stato quel bambino che disegna come un bambino. La purezza di quello sguardo semplice, anche un po' ingenuo sulla realtà e sulle cose, me la sono sempre tenuta stretta, come si fa con una cosa preziosa. E poi ho trattenuto il paragone con Miro. E credo che proprio per questo, a discapito del nostro cognome, sia ancora oggi il mio pittore preferito. Nel pomeriggio però ho lasciato i disegni su carta e ho acceso la TV. Beh sì, insomma, quella della mia immaginazione. E ho cominciato a disegnare con la mente. Ho provato ad immaginare quel mondo che ora lì fuori si muove, vive e che, colpito da questa net pandemia, è costretto ad incontrarsi, parlare, a tornare a popolare strade e piazze, teatri e parchi cittadini. E la prima immagine che non sarei mai in grado di disegnare, la prima immagine che mi è venuta alla mente è stata questa. Il sole già alto, caldo e luminoso, il consueto via vai delle macchine in strada, il canto delle rondini e nel parco della Pineta, sulla panchina, una coppia di ragazzi. Gomiti sui ginocchi, testa bassa, con le mani così spoglie e vere come non si vedevano da decenni. È bastato l'arrivo di Butterfly per liberarci i palmi da quelle protesi che chiamiamo smartphone e farci riscoprire la capacità di comunicare a gesti, a parole, con gli occhi,
o con dei semplici sorrisi. Se potessero immaginare quanto desideri sedermi tra loro due, parlare, scambiare idee, fare domande. Ma non posso. E allora li lascio soli e li guardo. Immaginandoli, li guardo. E ora li vedo sorridere, teneramente. Lui, mi piace pensare, si chiami Marco. E lei Anna. Si sono conosciuti un paio di mesi fa chattando su Together. Ai miei tempi sarebbe stato Instagram, ma quello ormai è un posto per vecchi. È così che dite voi ragazzi, no? E comunque, dopo 6 o 7 chattate, stop. Butterfly. Per fortuna, nel loro quarto incontro virtuale, Anna aveva detto dove abitava. E così Marco, dopo il blackout della rete, ha potuto appostarsi sotto casa sua e conoscerla. Quella breve chiacchierata piena di imbarazzo e timidezza ha dato loro giusto il tempo di darsi appuntamento per il giorno dopo. E così si sono visti per un caffè in un bar di Piazza della Vittoria. Lì le timidezze sembravano vinte. E poi oggi, il loro secondo incontro, il primo da soli, senza nessuno, senza la caciara del bar a camuffare i loro imbarazzi, senza nessuno a spiarli. Sì, vabbè, tranne la mia immaginazione. Le timidezze oggi sono riaffiorate fino a quando lei ha sfoderato quel disarmante sorriso che non poteva che essere ricambiato da Marco. Ecco, ho pensato, questo è l'amore. Milioni di filosofi, biologi, psicologi, fisici e poeti hanno provato a definirlo, a perimetrarlo in una qualche equazione. In molti si sono avvicinati, eppure penso c'è sempre un mistero dietro una scintilla d'amore, indefinibile. C'è sempre una punta di mistero nella scintilla di un sorriso così. E questo tra i mille è l'augurio che mi andava di soffiarti oggi, Lorenzo. Che i tuoi occhi possano essere il fortunato approdo di un sorriso così. E l'augurio che le tue labbra, inarcandosi, possano ricambiare la stessa scintilla. E in fondo non lo ricorderai, ma era lo stesso augurio che ti facevo da bambino. L'augurio di un sorriso d'amore di cui pensavo poterne essere esempio e testimone. Io non vorrei mai che tu potessi avere il trauma dell'amore e rinunciare a questa straordinaria magia. Io e tua madre ci siamo amati tantissimo, Lorenzo. Questa è la verità. Tua madre amava moltissimo tuo padre e viceversa, fino alla fine. Anche in quegli angosciosi giorni di fatica e paura, anche nel giorno di quel maledetto incidente. Ama Lorenzo, ama la persona che ti amerà, anche se qualche volta non riuscirai a sopportarla. Ama te stesso, anche se a volte non riuscirai a sopportarti. Ama il mondo che incontrerai, anche se spessissimo ti deluderà. Ama la vita, anche se a volte ti porterà giù in picchiata. Vivi anche quei momenti di down amandoli, poiché non saranno altro che un percorso obbligato della stupenda giostra che la vita è. Ti auguro di amare, Lorenzo. So che a scuola studi greco e latino. Che benedizione che queste materie resistano. Ma non so se ti hanno insegnato l'origine e il significato della parola amore. Beh, quella A è una cosiddetta alfa privativa e quindi amore significa A mors, senza morte. Che cosa fantastica. E non ti auguro di poter trovare quello che solitamente si definisce amore a prima vista. Quelli sono dettagli sicuramente piacevoli, ma non significheranno nulla per il vostro amore. Non sono né ipoteca né garanzia.
Ti auguro invece di trovare un amore al primo ascolto. Un amore a prima vista potrebbe non essere amore, ma attrazione. Bellissima emozione, ma non è detto che sia amore. Ne ha i colori, le sensazioni, le forme. Assomiglia moltissimo all'amore e spesso lo si confonde con esso, ma non è affatto detto che lo sia. Se invece nel tuo petto sentirai battere i ritmi di una nuova danza e nella tua pancia sentirai volteggiare uno stormo di farfalle ascoltando quella persona, beh, allora è molto probabile che quello sia amore e non una semplice infatuazione che dell'amore ne ha solo il vestito. È vero, l'amore si vede, ma soprattutto si sente. Lo sente chi lo prova e lo vede chi lo riceve. Ma se chi lo dovrebbe provare, avvertire, non lo sente, beh, l'altro non avrà proprio nulla da vedere, semplicemente perché non sarà amore. Per questo ti auguro di trovare un amore al primo ascolto. L'amore è la cosa più semplice che c'è. Sono gli esseri umani talvolta, anzi spesso, a complicarlo. Ma in realtà è la cosa più semplice che ci sia. E sai perché? Perché una sola cosa è necessaria in un rapporto d'amore. Ed è l'amore. È scontato, vero? Ci sembra così scontato da darlo per scontato. E così giorno dopo giorno ce ne dimentichiamo. Come facciamo con tutte le cose che diamo per scontate. Ma le pene si scontano, non le gioie. La gioia dell'amore va riaffermata giorno per giorno, senza darla mai per scontata. Mai. Ed è così scontata questa cosa da non dargli alcun peso. Anzi, magari irriderla, come forse stai facendo tu ora mentre l'ascolti. Ma chi fa così, chi la dà per scontata, a volte senza neanche accorgersene, permette che giorno dopo giorno vincano i difetti dell'uno e dell'altro. E così vince la noia, e a volte vince anche lo starsi un po' antipatici. È proprio nel dare per scontato quell'energia straordinaria che è l'amore per l'altro, che pian piano si mortifica e si spegne, quella stessa energia, perché non la si alimenta. E allora conserva sempre una bella dose di romanticismo, Lorenzo, e alimentalo, perché sarà il carburante per avere il gusto di aver cura dell'altro. Anche questo, non darlo mai per scontato, perché la cura dell'altro è la più vera forma d'amore. A volte si pensa di non averne bisogno, allora si mortifica il desiderio. E se questo accade per un periodo, ci può anche stare. Magari dopo una storia si è un po' stanchi e non si ha voglia di ricominciare. Oltre che normale, credo sia anche giusto. Ma ti auguro che questa forma di solitudine non diventi un'abitudine. Passa il tempo e si pensa di essere immuni dall'amore. Ho sempre creduto che ci sia un semplicissimo test per verificarlo. Io lo chiamo il test della seconda domenica d'ottobre. Quando sei solo, cerca di ascoltare come stai veramente nel pomeriggio della seconda domenica d'ottobre, quando i bagordi estivi sono ormai solo un ricordo sufficientemente lontano e le giornate si accorciano. Ascoltati, tra le 4 e le 7 del pomeriggio. Ascoltati e vedi chi vince. Se sarai sereno, puoi ancora aspettare, ma se avvertirai un leggero senso di inquietudine, se i silenzi faranno rumore, drizza le antenne e datti da fare. Il tuo io più vero ti sta dicendo che hai bisogno d'amore. E allora ti auguro di trovare una persona che sia orgogliosa di averti a fianco, e tu viceversa. E quando fai sesso, dagli un valore. L'essere umano è quello straordinario elemento della natura
capace di dare un valore alle cose. È nella sua natura dare un valore alle cose. E allora quando vivi l'amore nella sua carnalità, fa che sia un atto d'amore, e cioè una scelta. E in quella scelta lasciati travolgere da tutta la strabordante bellezza del valore di quella scelta. Infine, non dimenticare che in amore si soffre pure. Fa parte del gioco. Non spaventarti della sofferenza. In molti, sempre di più, preferiscono non amare e si sforzano di non farlo per la paura di soffrire. L'ho sempre trovato assurdo. È come se per la paura di incontrare la pioggia, o di bucare una gomma, o di perdere una coincidenza, si decidesse di rinunciare ad un viaggio straordinario. L'ho sempre trovato assurdo. Non bisogna avere paura del dolore. D'altronde, il nostro primo suono è un grido. Veniamo al mondo gridando e piangendo. Fa parte del gioco, sin dall'inizio. E non aver paura neanche della fine di una storia. Tutto finisce, anche la vita. Figuriamoci se non può finire una storia d'amore. E se è stato amore, quando finirà, non vorrà dire che non è stato un amore vero. Anch'io un giorno morirò, e nessuno potrà dire che non è vero che io sia vissuto. Per cui ti auguro di amare, Lorenzo, come si stanno amando ora su quella panchina Marco ed Anna, con quello stesso sorriso. E come ci siamo amati tua madre ed io, fino a quando in quei giorni si era spento il nostro sorriso. E in fondo era questo lo stesso augurio d'amore che velatamente ti facevo quando quell'ultimo giorno, nel giorno del tuo compleanno, tu mi chiedevi perché tutte le persone portavano di colpo quella piccola maschera. Era un augurio d'amore quando ti rispondevo che la portavamo perché stavamo facendo delle prove per ritrovare lì sotto il più bello dei nostri sorrisi. Thank you.